Leonardo Nunzella, migliore trazionista della scorsa Lega Pro, con quale spirito affronti questa nuova avventura a Parma? Ah, sicuramente spero di affrontarlo con lo spirito giusto, nel senso che ci metterò il massimo e cercherò di fare bene per la squadra. Ecco, quali sono le tue caratteristiche? Ti abbiamo già visto particolarmente in forma nelle prime due amichevoli. Ma in forma, magari in forma, comunque mi piace spingere tanto, arrivo spesso sul fondo e crosso tanto, quindi più di spinta. Il 3-5-2 potrebbe essere il modulo adatto anche a te. Sì, ho già giocato in passato oltre 5-2, mi sono trovato abbastanza bene, credo di poter far Te la potresti giocare con la titolare con Ricci? Come ti è sembrato in queste prime settimane? bene. Ma Giacomo mi è sembrato un ottimo giocatore in forma, e poi la concorrenza, se è sana, fa sempre bene. Hai modello come giocatore? No, ho giocato con tanti terzini bravi, però come modello no. Beh, qualcuno di... Tu vieni da Brindisi, se non sbaglio, vero? Sì, sì, Qualcuno sì. di Brindisi qua c'è stato, si chiamava Benarrivo, non è che... Magari un paragone tra virgolette grosso, magari arrivare a fare quello che ha fatto Benarrivo sarebbe un onore, un piacere, ma è difficile, speriamo. Com'è nata la trattativa? Ci puoi un po' spiegare? La trattativa è stata abbastanza lunga, nel senso che avevamo avuto dei contatti già a fine anno scorso, dell'anno scorso, poi ho dovuto aspettare il Lanciano. Abbiamo fatto tutto in circa 20 giorni, però sono contento di essere qui. Ecco, le tue impressioni appena sei entrato al centro sportivo, perché Parma, nonostante sia una piazza sia in Serie C, Lega Pro, è una grande piazza, detta di tutti e detta anche di qualche tuo compagno nuovo che è arrivato. Le tue impressioni quali sono? Ma sicuramente positive, nel senso che si respira una bella aria. Poi il centro sportivo è quello che è, credo che pochi in Italia abbiano questo centro sportivo, quindi si può solo che fare bene qui. E la Lega Pro invece com'è? È così difficile come tutti dicono oppure c'è qualche cosa che magari noi non sappiamo? No, la Lega Pro è la terza categoria, nel senso che se non sei in B vuol dire che qualcosa in meno c'è, non è una categoria facile, ma si può fare bene se si è ben attrezzati. Ecco, ti faccio l'ultima domanda da parte mia. Si parla spesso, ormai anche da un po' di tempo, noi l'abbiamo rilanciato, di Dario Pergamenti, cioè giocare insieme, un difensore sarebbe questo un obiettivo del Parma. Ce lo puoi un attimino presentare? Il Parma fa bene ad acquistare. Farebbe benissimo acquistare Dario, oltre che un grande amico, è un ottimo giocatore, conosce bene la categoria. E per come il mister vorrebbe impostare il sistema di gioco, Dario sarebbe il giocatore perfetto. Domani parte la campagna abbonamenti, senti fare un appello per l'acquisto dei tifosi. No, io appelli posso farne poi, nel senso che più che invitare la gente a venire allo stadio e dire che ci dà solo che una mano, non possiamo dire noi. Fa solo piacere vedere la gente allo stadio. Domani però si parte anche per il ritiro. Come procedono gli allenamenti? I carichi sono sostenibili oppure state lavorando tanto? No, i carichi ci stanno, è giusto che sia così, il ritiro è fatto apposta, poi è tutta benzina e ti ritrovi durante il campionato, quindi è giusto che sia così, è giusto lavorare tanto. Grazie.